sali, ma prima di vedere dei sali vorrei solo fare qualche piccola osservazione sulle reazioni che abbiamo visto, e anche perché ci serve come promessa un filmato su queste reazioni che vi farò vedere, che mi preparo nelle vacanze di Natale, ok? Se posso anche prima. Allora, prima qualche piccola considerazione matematica del nostro lavoro. Prima considerazione molto semplice. Abbiamo visto, concentriamoci adesso sugli ossidi e sulle anidridi, come si fa a fare il composto, qualunque sia l'elemento, metallo o non metallo. Partiamo da elemento, metallo o non metallo, si mette l'ossigeno, si mette la valenza del metallo, per esempio 3, quella dell'ossigeno si mette fissa, 2, giusto? Che cosa vi avevo detto? Che bisogna incrociare e poi eventualmente semplificare. Essendo questo un numero pari, quando è che si semplificherà? Vediamo se ci arrivate. Tutte le volte che io ho una valenza del metallo, che sarà? Pari. Tutte le volte che il metallo ha una valenza dispari, ovviamente non si semplifica. Siamo d'accordo, sì o no? Queste piccole osservazioni matematiche non vanno male. Scrivete. Quindi si semplifica, tutta la valenza del metallo non metallo è pari. Seconda considerazione. Questa riguarda, l'abbiamo vista specificatamente per gli idrossidi. Allora, prima di tutto, gli idrossidi, che struttura hanno? Hanno struttura M o H, giusto? Giusto o no? E che cosa abbiamo qui? Qui la valenza del gruppo H quanto è 1 fissa. Quindi, essendo 1 fissa qua, da un numero di ossidridi, H si chiamano ossidridi, che cosa sarà uguale? Sarà uguale ovviamente alla valenza del metallo. Se io vi dico che un metallo che ha valenza 4, tipo il cerio, l'idrossido, come sarà? Ce o H4? Questo è chiaro? Sì o no? Seconda considerazione, esaminiamo il bilanciamento. Nel bilanciamento noi che cosa abbiamo? Prendiamo proprio il cerio, che si bilancia in questo modo, ok? Noi che cosa avremo? Qua abbiamo questa situazione, giusto? Il bilanciamento è avvenuto. Da che cosa si parte per gli idrossidi? Vi avevo detto, dal metallo 1 e 1. Secondo, che cos'è l'idrogeno? Su cosa devo fare leva? Su quelli che sono già stati sottolineati. Questo è stato fissato, non lo posso più cambiare, questo no. Quindi, in pratica, la sequenza qual è? Da questo mi ricavo l'idrossido. E poi, che cosa faccio? Da questo mi ricavo l'idrossido. Quanti idrossidi ho qua? 4. Quanti ne devo avere qua? 2 per 2, 4. Io che cosa vi avevo detto? Facciamo una piccola prova. Nella prova noi avevamo cerio, ossigeno e idrogeno. Ovviamente questo prima e questo dopo. Cerio quanti ne abbiamo? 1. Dopo quanti ne abbiamo? 1. Ossigeni? 2. Più 2, 4. Dall'altra parte 4 per 1, 4. Idrogeni 2 per 2, 4. E dall'altra parte 4 per 1, 4, giusto? Vi avevo detto, nel bilanciamento la regola fissa quale deve essere? Che i numeri prima devono essere uguali ai numeri dopo, questo sempre, qualsiasi tipo di reazione voi abbiate. Siamo tutti d'accordo o no? Però vi avevo detto, state attenti che negli idrossidi sussiste anche questa, cioè noi abbiamo un riquadro, potremmo chiamarlo matrice, no? Un blocco di numeri ordinato, giusto? E in questa matrice tutti i numeri devono essere uguali. Qualcuno riesce a capire perché tutti devono essere uguali? Gli elementi, da che cosa dipendono?
da un gruppo, il gruppo ossidride, dall'altra parte c'è solo acqua. Ci sono delle altre molecole in cui ci sia l'ossigeno? No, c'è tutto qua. Tutto è qua. Esaminiamo questa molecola. Voi che cosa avete in questa molecola? Che il rapporto tra gli ossigeni e gli idrogeni è 1 a 1. Se il rapporto è 1 a 1, è chiaro che il numero degli ossigeni deve essere uguale al numero degli idrogeni. È chiaro o no? Avete capito? È ovvio quindi che il numero degli ossigeni deve essere uguale agli idrogeni. Quanti ne ho qui? 4. Quanti ne ho qui? 4. 4 e 4, se questi due sono uguali, anche questi devono essere 4 e 4, quindi anche questi due devono essere uguali. È chiaro? Riuscite a capire con gli ossidi e gli anidridi una situazione del genere? Quando è che avrò un blocco di numeri non solo prima e dopo, ma sopra e sotto uguali? Vediamo se qualcuno ci arriva. Vi ricordo che gli ossidi hanno una struttura, una formula, cioè di questo tipo. È chiaro? Che cosa mi dice questo? Che ci sarà un certo numero di atomi di metallo e un certo numero di atomi di ossigeno, giusto? Nella struttura. Nel bilanciamento, che cosa ho? Molto semplice, metallo ossigeno. Ho detto che questo vale sempre, però vi posso garantire che ci sarà una, in qualche caso, sarà anche uguale sopra e sotto. Quando è che sarà uguale? L'idrossido di sodio? No. Voglio adesso la condizione matematica. La condizione matematica. Vediamolo subito. Lui ha detto idrossido di sodio. Sodio, Na, valenza fissa 1, più 2, 30, NaO, sto facendo tutto assieme, spero che sia chiaro, qui 1, qui 2, idrossido, viene 2O. Per bilanciare, qui si mette un 2, così gli ossigeni sono uguali, 2 per 2 è 4. Allora, in questa struttura che cosa ho? Na e ossigeno. È chiaro? Allora, che cosa succederà? Noi avremo quanti Na prima? 4. Quanti Na dopo? 4. Quanti ossigeni prima? 2. Lo vedete bene? Non sono, sono uguali, è giusto, ma non sono uguali sopra sotto. Io voglio una situazione in cui siano uguali anche sopra sotto, basandomi sul ragionamento che avevo fatto per gli idrossidi. Qualcuno ha il coraggio di azzardare in quale caso l'ossido, nella condizione che sarà necessaria perché l'ossido abbia il numero di atomi di metallo uguale all'atomo di ossigeno. Guardate, sveglia, su, non dormite. Real life. Ma è ovvio. Che cosa ho bisogno? Che questi due siano uguali. Quindi che x sia uguale a x. Ma cioè che x, cioè non x uguale a x è ovvio, ma che x sia uguale a y, giusto? Tra l'altro, se questo anidride, visto che è un non metallo e noi usiamo quella tradizionale, per di più, se questi due numeri sono uguali, che cosa succede? Si può semplificare, giusto o no? Quindi quando è che questo si realizza? Solo in un caso, quando ho la valenza 2. Ragioniamo. Valenza 2, prendiamo l'idrossido, l'ossido di calcio. E cosa ho? Qui è 2. Qui è 2, quindi devono essere uguali. 2 e 2, semplifico, e rimane SiO. Giusto o no? Giusto? Facciamo adesso quello che vi avevo detto. Prendiamo il calcio e facciamo la reazione, come si deve. Che cosa avrò? Avrò qui, quanti atomi ci sono di calcio? 1. Ah no, scusate, non uno. Facciamo tutta la reazione come si deve. Partiamo dall'ossigeno, qui ne ho 2, qui ne ho 1, e così siamo a posto, giusto o no? Quanti atomi di calcio ci sono qua? 2. Mettiamo 2 anche in questo posto. Facciamo la nostra prova. Che cosa ho? CaO.
Quanti atomi di calcio ho prima? 2. Quanti ne ho dopo? 2. Quanti atomi di ossigeno ho qua? 2. Quanti ne ho dopo? 2. Quindi vedete che in questo caso si realizza questa condizione. Avete capito bene o no? Quindi imparate a vedere anche le formule. In base alla formula del composto io posso già avere delle indicazioni sulla verifica. È chiaro a tutti o no? Sono condizioni, sono osservazioni di matematica da elementari, però nessuno le fa, quindi tanto vale far che le faccia io. Ci sono domande su questo caso o no? Adesso io vi farò vedere una simulazione di un esperimento in cui le reazioni hanno anche degli effetti collegati alla geometria e alle figure, va bene? Però che voi capiate questo, voglio solo fare una piccola premessa. Allora, scrivete, ricordatevelo bene. Le reazioni fissano sempre. Le reazioni fissano sempre i coefficienti stechiometrici. Vi ricordo, i coefficienti stechiometrici quali sono? I numeri che stanno davanti. Questo ha un coefficiente stechiometrico? No, sì, uno. Uno, non fatevi ingannare se non lo scrivo, è sottinteso. Fissano sempre i coefficienti stechiometrici a meno di un fattore di proporzionalità. Che cosa vuol dire? Perché la reazione sia giusta, che cosa è necessario? Avere 2, 1 e 2. Giusto o no? Ma se io invece di avere 2, 1 e 2 avessi 4, 2 e 4, la reazione è bilanciata nello stesso modo, quindi al posto di 2 metto il 4, è bilanciata nello stesso modo, perché la sequenza giusta di numeri quale doveva essere? 1, lo faccio qua, 1, 2, scusate, 2, 1, 2, questa di solito la sequenza che va bene, quale deve essere? Qual è la preferita? Primo, che ci siano dei numeri tutti interi. Sono proibiti i numeri frazionali. Non sono proibiti, ma sono scomodi. È chiaro o no? Secondo, l'insieme dei numeri devono essere tutti numeri interi e i numeri interi devono essere la sequenza più bassa possibile. È chiaro? 2, 1... 2 è la sequenza più bassa possibile, ma se io prendessi questa sequenza e la moltiplicassi per 3, che cosa avrò? 6, 3, 6, la reazione continua a essere bilanciata. Avete capito bene questo o no? È chiaro? Allora capite che in certe reazioni compaiono dei numeri frazionali, ma questi tutte le volte che compaiono magari sono venuti fuori mediante calcoli che adesso non avete presente, ma immaginiamo che qui fosse venuto 1, qui fosse venuto un mezzo e qui fosse venuto 1. La reazione è bilanciata, certo che è bilanciata, la sequenza giusta è questa, giusto? Se la moltiplicassi per 0,5 è chiaro? Che cosa viene? Viene 1, un mezzo e viene 1. Posso di un mezzo, è chiaro? È chiaro a tutti o no? Sì o no? Però, che cosa vi avevo detto? Tutte le volte che voi avete una sequenza con un numero frazionale, è meglio toglierlo per... faremo dei calcoli su una cosa che si chiama costante di equilibrio. Nella costante di equilibrio i numeri frazionali producono delle equazioni con le radici quadrate che danno meglio non averli. È chiaro o no? Quindi ricapitoliamo. Se io avessi bilanciato e bilanciato correttamente fosse venuto un numero frazionario, è meglio che lo toglio. Cosa devo fare per toglierlo? Moltiplicare tutto per 2. Se moltiplico tutto per 2, perché è il denominatore. È chiaro o no? Che cosa sarebbe venuto? 2, 1, 2, sarebbe... E se invece fosse stato un terzo? Un terzo. Che cosa devo fare? Prima moltiplico tutto per 2 e mi tolgo questo, e poi che cosa faccio? Nel secondo passaggio moltiplicherò tutto per 3, così mi sono tolto tutte le equazioni che mi danno fastidio. È chiaro questo, sì o no?
Adesso vedremo, vedrete nel filmato, che un sistema di assi cartesiano associato a una reazione. Prendiamo proprio un idrossido. Allora, anzi, prima vediamo un ossido che sarà la cosa più semplice. Prendiamo Fe più O2, che mi dà l'ossido ferrico Fe2O3. E immaginiamo di aver bilanciato, quindi qui ci vuole un 2, qua ci vuole un 3, qui ci vuole un 4. Siamo d'accordo che la reazione è bilanciata, sì o no? Adesso, prima del bilanciamento, noi che cosa abbiamo? Abbiamo questo è il risultato finale del bilanciamento, che spero che abbiate capito tutti. Ma voi avete Fe più O2, questa è la reazione prima del bilanciamento. Allora, guardando lo schema della reazione, io vi posso già dire se la reazione può essere bilanciata o no. Non basta scrivere, prendere degli elementi, delle molecole, scrivere, mettere assieme un po' di molecole prima e un po' di molecole dopo. L'importante è che gli atomi siano gli stessi prima e gli stessi atomi dopo. Ci vuole una condizione matematica ben precisa. Qual è questa? Cosa vuol dire una condizione matematica? Dipende dai numeri che ci sono qua. Allora, se non c'è niente è chiaro che è 1. Quindi in base a questi numeri, che qui saranno 1, 2, che non sono i numeri che bilanciano, 2, 3, io so se la reazione può esistere oppure non può esistere. È chiaro o no? In che modo lo posso sapere? Ho bisogno di un sistema di assi cartesiani. Ok? Allora, il sistema di assi cartesiano sia questo. I quadranti che contano sono questo e questo. Questi non contano. Identificate un asse con un elemento. Per esempio, l'asse Y, con cosa lo identifichiamo? Potrebbe essere il ferro, giusto? L'altro, immaginiamo che sia l'ossigeno. Ci siete tutti? Questo quadrante, che sarebbe di positivi, è quello dei reagenti. Questo quadrante, che è quello si potrebbe definire dei prodotti oppure dei numeri negativi. Fate voi. Allora, ogni composto deve essere posizionato qua. In che modo? Esaminiamo questa molecola, scusate, questo atomo. Immaginiamo che il ferro sia l'asse Y, quindi ho detto che l'ossigeno sia l'asse X. Che coordinate dovrebbe avere? Qui c'è del ferro, qui c'è dello, scusate, dell'ossigeno, sì o no? Guardate, c'è dell'ossigeno qua. Quindi ho detto che l'asse X sarebbe l'ossigeno. Facciamo così, per evitare confusione tra la O di ossigeno e lo zero, dove c'è lo zero metto una sbarra, va bene? Questo è lo zero. Questo è coordinata 0 e coordinata 1. Perché? Ho detto che questo sarebbe X e questo sarebbe Y. La coordinata X a cosa corrisponde al ferro? La coordinata X corrisponde all'ossigeno, scusate, giusto, volevo vedere se stavate attenti, e l'emissione corrisponde a questo. Allora, siamo d'accordo che il valore di questo ferro sarà 0,1. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Va bene? Questo, che coordinate avrà? Ditemelo voi. X e Y. Quindi, 2,0. Un attimo, ossigeno, ferro. Di ossigeno che cosa ne abbiamo? 2. Di ferro quanti ne abbiamo? 0. Siamo tutti d'accordo o no? Sì o no? Questo che coordinate avrà? Vi ricordo X, Y, ossigeno, ferro. Che cosa va? 3. 3. Siamo tutti d'accordo o no? Allora, posizioniamo questi. Posizioniamo questi tre punti. Il primo punto da posizionare
ho detto siamo nei vertenti e i vertenti sono qui, giusto? Giusto o no? Quindi che cosa ho? 0 e 1, 0 sulla 6x e 1, qui sarà 1, quindi il primo punto sarà messo qui, giusto o no? Secondo punto, che cosa abbiamo? 0, scusate, 2 e 0, giusto? 2 e 0 dove sarà? Sarà messo qui, ok? Siamo tutti d'accordo? Se io avessi preso invece il terzo, guardiamo adesso il prodotto che coordinate ha 2 e 3, quindi 2 sull'asse x e qua 3 sull'asse, no scusate, 3 e 2, quindi 3 sarà qua, giusto? 2 sarà qui, quindi il punto che ci interessa sarà questo. Siamo d'accordo sull'identificazione dei punti o no? Sì o no? Adesso, se io collego questi, che figura ottengo? Un triangolo. È chiaro o no? Adesso immaginiamo una reazione che non può avvenire. Una reazione che non può avvenire sarebbe per esempio questa. F più 2. Immaginiamo anche solo di scrivere F, immaginiamo F è 4, va bene? Questa reazione non può avvenire, voi potreste dirmi, non può avvenire perché se prima ho dell'ossigeno, mi seguite o no? Dopo l'ossigeno deve esserci. Ma io voglio, questa è una spiegazione di tipo chimico, legge di Lavoisier, certi atomi prima devono essere uguali agli esteri. Il numero di atomi prima deve essere uguale al numero di atomi dopo. È chiaro o no? Ma io adesso vi do una dimostrazione matematica che vi faccio vedere che la reazione non può avvenire. I punti, questi li avevamo già individuati. Questo che coordinata aveva già, abbiamo detto, 0, 1, giusto? Questo che coordinata aveva? 2, 0. 2, 0. Questo che... Va bene, ma se ci fosse F4 che cosa sarebbe? Sarebbe 0,4, giusto? Allora, rifacciamo il disegno. Allora, primo punto è questo qua, i primi due punti sono qua. Adesso, identifichiamo il quarto punto. Questo che coordinata va? 0 sull'asse X, giusto? E 4? Quindi 1, 2, 3, 4, sarebbe questo. Adesso, questo è, ho ottenuto anche in questo caso un triangolo. Va bene? Ma esaminiamo i due triangoli. Questo e questo. Per la dieta che sono fantastici. Lasciate perdere la lunghezza dei lati, gli angoli, eccetera. Guardiamo solo la posizione sull'asse cartesiano. Qualcuno, esaminando questi due triangoli, ho detto lasciamo perdere la lunghezza dei lati, lasciamo perdere. Questo che cosa c'ha? L'origine degli assi. L'origine è sempre l'origine degli assi. Questo che cosa c'è? Qui ho una figura, giusto o no? E l'origine è contenuta dentro questa figura. Sì. Qui avete l'origine e l'origine sta sul bordo. Allora, vi posso dire che io posso costruire, per avere una reazione, devo costruire una figura, mi seguite o no? Dopo la costruire una figura, che cosa vuol dire? Identifico. Per ogni elemento che forma la reazione identifico i punti, giusto? Del sistema di assi cartesiano. Se la reazione esiste, può avvenire, può essere quindi bilanciata, che cosa è necessario? Che questi punti disegnino una figura che il centro degli assi cartesiani stia neanche sul bordo, ma deve stare dove? Dentro questa figura.
Avete capito bene, sì o no? È chiaro a tutti? Va bene? Se io avessi, che so, una reazione, solo che se io ne ho, a meno di avere questa situazione molto irregolare, vedete bene che qui, con tre punti, due qua e uno messo qua, oppure anche viceversa, due qua e uno. Facciamo un esempio, se io ne avessi due punti così, questo è un coltello. E questo è un punto qua, che cosa verrebbe fuori? Verrebbe fuori questo triangolo, c'è al centro dentro questo triangolo. Questo che cosa dovrebbe essere? Leggo questo composto, giusto o no? Giusto? Poi leggo questo composto, leggo questo e vedreste che la reazione non può avvenire. È chiaro sì o no? Se io ho due punti che si trovano sugli assi, uno e due assi, un punto si trova a qualsiasi posizione su questo asse, il secondo punto si trova dove? In qualsiasi posizione di questo asse. Capite benissimo che basta che avere la molecola unita, quando si uniscono, qualsiasi composto, tipo F, X o Y, basta che io abbia una coppia, qualsiasi valore di X e Y, non siamo appunto qui, giusto o no? E allora capite benissimo che la reazione può sempre avvenire. Qui invece non poteva avvenire perché non avevo tu arrivati a ficcare i punti, per esempio, sugli assi e quindi avete capito bene quello che io vi ho detto? No. Naturalmente vi ho detto che l'origine deve stare sul centro, con una eccezione. Vediamo una reazione che non abbiamo visto, che si chiama reazione di dimerizzazione. Allora, scrivete reazione di dimerizzazione. Immaginiamo che io abbia questa molecola. Va bene? E si forma questo composto. Oppure potrei dire. Reazione di dimerizzazione. Dimerizzazione che cosa vuol dire? Due molecole che si agganciano e si uniscono, ma sono due molecole uguali. Allora, per bilanciare, notate, questa è una reazione che noi non facciamo, la facciamo solo adesso dal punto di vista matematico, perché in base alle regole che io vi ho dato, che cosa sarebbe dovuto succedere? 2 e 4 si doveva semplificare. In tutti i composti che noi vedremo, i numeri vanno semplificati. Va bene o no? Però, non tutte le reazioni prevedono numeri che si semplificano. Le reazioni che io non faccio, qui faccio una reazione, un composto qui non può essere semplificato, ma è l'unico caso. È chiaro o no? Allora, perché la reazione funzioni, che cosa basta fare? Basta mettere un 2 qua, e allora vedete, 2 e neo 2 si uniscono, si aggancia e si forma un unico composto che si chiama dimero. Siamo tutti d'accordo? No? Dimero, per questo che viene fuori reazione di dimerizzazione. Se qualche dubbio, non ho capito la domanda. No, dimero. Dimero. Allora, dimero. È chiaro? Allora, stiamo attenti, identifichiamo, ho detto, questo non ci interessa, questi numeri davanti identifichiamo la posizione, immaginiamo che N sia la 6, va bene? E questo che è coordinata va 1 e ovviamente la O sia l'asse Y, giusto? Sarà 1, 2, questo che è coordinata va 2 e 4, giusto? Identifichiamo il composto, ho detto asse X e asse Y, no, questo composto ha coordinate 1 e geniale. Lo vedete bene? 1 e 2? Sì o no? L'altro composto ha coordinate 2 e 4. Spunterà qualcosa di sovietico. Sì, esatto. Quindi se l'ho messo qui. Allora, domanda, ho una figura, no, un segmento.
È chiaro che se ho un segreto qui, che cosa vi ho detto? Che deve stare dentro, non può stare sul vuoto, giusto o no? Ma è chiaro che se ho un segmento, il concetto di dentro e di bordo non esistono. E allora vedete bene che in questo caso, per la condizione, che cosa diventa? Che l'origine stia dentro il segmento. Avete capito? Se io invece di avere N2O4 avessi che so, N2O5, che cosa cambierebbe? 1, 2, 3, 4, dovrei fare il punto, sarebbe qua, giusto o no? 2, 5. Il segmento come sarebbe? Sarebbe così, passa dall'origine? No. No, e quindi la reazione NO2 che mi dà N2O5 non può matematicamente avvenire e quindi anche chimicamente non può avvenire. Avete capito bene o no? Sì o no? Adesso domanda. Se io, leggermente più complesso, non faccio il disegno ma nel filmato vi posso mostrare tranquillamente questo. Nel filmato sfrutto questo programma che ha una buona grafica anche tridimensionale. Se io avessi una reazione di formazione di un ossido, prendiamo N2O3 più H2O, che cosa avrò? Mu a L o H3. Non bilancio, va bene? Ma secondo voi che cosa cambia? Il principio sarà lo stesso. Ma mi è già scappato primo, avevo bisogno di un sistema di assi cartesiano, basterà un sistema di assi cartesiano. Perché non basta? Ogni asse deve essere associato a un elemento. Quanti elementi possiedo qua? Alluminio, ossigeno e idrogeno. Facciamo così: alluminio, ossigeno e idrogeno. Asse Y, asse Y, asse Z, giusto? Questo che coordinate avrà? Allora, 2, 3, 0. Questo che coordinate avrà? Quindi X, zero, Y, 0. Avrà, dunque, alluminio 0, giusto? 1 ossigeno e 2 sarà questo, giusto? Siamo tutti d'accordo? In questo caso, che cosa sarà? Ovviamente 1, 3, 3. Quindi vedete che io identificherò i punti e identificherò i punti con cosa? Dentro non un sistema di assi cartesiano X e Y, ma dentro un sistema di assi cartesiano X, Y e Z. E allora che cosa vedrete? E lo farò vedere nella simulazione. Anche in questo caso potete ottenere una figura piana, in questo caso viene fuori un triangolo, ma viene un triangolo non più in un piano ma nello spazio. Non cambia nulla, deve esserci che cosa? Un l'origine deve stare dentro. Avete capito bene o no? E se l'origine è spostata rispetto alla figura, la reazione non può avvenire. È chiaro o no? Seconda considerazione. Qui ho preso tre elementi a L, O, H. Possibile anche avere più elementi. È possibile, se avessi più... fermiamoci ancora nel caso di tre elementi. In questo caso viene fuori un triangolo. Ci sono delle reazioni in cui non verrebbe fuori un triangolo, ma verrebbe fuori che cosa? Una figura solida. E l'idea sarà la stessa, cioè perché la reazione sia possibile, che cosa è necessario che ci sia? Che l'origine sia dentro questa figura solida. È chiaro o no? Adesso qualcosa che io vorrei che capiste, perché voi siete indirizzo informatico, quindi di matematica ne potete né dovete masticare parecchia. Voi avete visto in fisica le forze, giusto? I sistemi di assi cartesiano, avete visto tre componenti, giusto? Il vettore ha tre componenti, siamo tutti d'accordo? Questi vettori
a tre componenti possono essere rappresentati nello spazio tridimensionale. Ora, abbiamo visto che lo spazio tridimensionale può essere utilizzato per rappresentare reazioni in cui compaiono che cosa? Tre elementi, giusto? Sì o no? Però, ed è tipico della matematica questo, la matematica come nasce? Nasce con esprimere delle regole, dei concetti in casi limitati. Casi limitati che cosa significa? Vettori con al massimo tre dimensioni, questo. Poi, dopo che sono stati visti questi vettori a tre dimensioni, che cosa fa la matematica? Astrarre. È chiaro o no? Quindi, che cosa significa astrarre? Che supera i confini dentro i quali sono nate certe regole. Vediamo se capite cosa vuol dire. Come nasce lo studio dei vettori al massimo usando uno spazio tridimensionale. È chiaro o no? Si studiano i vettori e si studiano le operazioni connesse ai vettori. Vettori e operazioni fanno parte di quel settore della matematica che si chiama algebra vettoriale. È chiaro o no? Chiaro a tutti? Esistono nell'algebra vettoriale le somme e le addizioni che assomigliano molto all'algebra dei numeri. Ma, per esempio, quando ci sono le moltiplicazioni, mi sembra che l'avete già fatto, esistono due tipi di moltiplicazioni nell'algebra vettoriale. I prodotti vettoriali e i prodotti scalari, giusto? Sì. L'avete visto, no? Sì, sì. Ebbene, quindi io studio i vettori tridimensionali e studio queste regole connesse alle operazioni dei vettori. L'astrazione successiva, che poi si sviluppa nella fisica in un sacco di altri settori, secondo voi quale sarà? Cioè estendere il concetto di vettore oltre i limiti da cui sono nati. Che cosa sarà? Prendere un vettore, invece di avere tre componenti, averne 4, 5, n componenti. È chiaro o no? Se io ho tre componenti, come si chiama lo spazio? Si chiama spazio tridimensionale, giusto? E può essere anche rappresentato. Se io ho più di tre componenti, in matematica si chiama iperspazio, le regole sono le stesse, che sono nate quando io il prodotto vettoriale si costruisce nello stesso modo, con le stesse regole di quando ho vettore a 3, che ne abbia dei vettori a 4, 5, eccetera. È chiaro? L'unico problema qual è? Che lo spazio tridimensionale può essere rappresentato e visto, lo spazio invece a 4 dimensioni, 5 dimensioni e via dicendo, non può essere rappresentato, l'iperspazio non può essere rappresentato, bisogna fare uno sforzo che non concepisce la visione di questo spazio. Avete capito? Tanto per intenderci, l'evoluzione della fisica che porta verso la relatività e affini richiede l'utilizzo di un iperspazio. È chiaro o no? Però noi che siamo chimici abbiamo capito l'essenza di un iperspazio prima della relatività. Quando è che c'è un iperspazio? Nel caso delle reazioni, quando io non abbia solo tre elementi, basta che io ne abbia quattro e potrebbe già esserci un iperspazio. Avete capito bene o no? Quattro elementi che cosa vuol dire? Che vettori, quante componenti devono avere? Quattro componenti. Avete capito? Avrò un iper, non so se si dice iperspazio, sono sicuro che si dica, un iper solido, non so se è corretto. Però la regola sarà la stessa, la regola è la stessa, quale significa? Che avrò questo ipersolido è perché la reazione sia possibile, che cosa è necessario? Che l'origine stia dentro questo ipersolido. Avete capito bene o no? Ci sono domande? No. Benissimo. Questo fa un filmato su una dimostrazione della Wolfram che, in cui fa vedere quello che vi ho detto, anzi sono due le dimostrazioni, e cioè due significa reazioni diatomiche. Diatomiche che cosa vuol dire? Tipo ossido,
ossido anidride oppure reazioni con più atomi tipo formazione di idrossidi o sali. È chiaro a tutti? Io direi che possiamo fermarci qua. Spero che in base a quello che io